Allora, dicevo, la felicità della scelta di questa data, primo marzo, la Gazzetta Ufficiale numero 53 che pubblicava i regolamenti e che dirà il nostro relatore ibrido, dirà la spinta a consolidare il grado di normatività giuridica dei regolamenti che ricordiamo nello statuto venivano considerati con l'aggettivo regolamento interno e che la Costituzione definirà con espressioni un po' privatistiche il proprio 60, 64. Ma questa novità, no, che allora i cultori della forma delle fonti, ci fu un'altra novità. Cioè, quei regolamenti avevano una vacatio legis pubblicati il 1 marzo del 1971, entrarono in vigore il 1 maggio successivo. E in quell'intervallo ci fu l'Università di Cagliari che organizzò ad aprile un convegno su quella che già era percepita come una svolta istituzionale, niente affatto interna. E a quel convegno parteciparono due dei tre relatori, gli onorevoli Aldo Bozzi, che è un grande giurista, e Gino Rognoni, anche lui un procedurista, e giuristi come Silvano Tosi e Giuliano Amato. E il vertice burocratico della Camera, allora c'era Francesco Cosentino, il suo vice, Antonio Maccanico. Testimoni dunque più che diretti della nascita di quella codificazione dopo 70 anni di quella ultima, come tu hai ricordato, del 1900 e dopo la cesura del fascismo. E già da allora si capì che era importante spiegarne, al di là del fatto tecnico, la cifra culturale e la cifra istituzionale. Sulla cifra culturale vi fu una netta concordanza. Aldo Bozzi parlò testualmente di adduzione nel Parlamento di interessi vitali che sono nel Paese, cioè la necessità di un organismo per la sintesi definitiva dei conflitti nella grande dialettica sociale, furono sue parole. Amato parlerà invece del tentativo di rimediare alla frustrazione di un Parlamento che percepiva la sua esclusione da quel rapporto diretto del governo che invece la collettività aveva con voci e tensioni ormai localizzate dentro la macchina governativa. E dunque per questo quei regolamenti, diceva Giuliano, avevano saputo cogliere per più di un aspetto la vitalità del sistema. Ecco allora, in quel momento, la cifra culturale di quella codificazione era vista nella preoccupazione che il Parlamento, così come era strutturalmente diviso sul piano della legittimazione politica, non avrebbe retto all'urto della scomposizione sociale, il grande movimento di contestazione che dagli Stati Uniti e dalla Francia si era ormai insediato in Italia in una forma di scuotimento permanente e i primi tragici episodi di terrorismo, la strage in Piazza Fontana del 1970. Da questa percezione nasceva la coscienza che la conventio ad excludendum che poneva fuori comunisti e post-fascisti dal governo dovesse mutarsi in una conventio ad includendum nel Parlamento. Si spiega così che per quei regolamenti votassero sia il gruppo del PC e del comunista, sia il gruppo del Movimento Sociale di Giorgio Almirante e gli monarchici di Alfredo Covelli. Cioè, sul terreno politico si era registrata la decisione di una tregua istituzionale per capire le cose nuove, ma anche i rischi profondi di quel tempo.
La tregua politica si tradusse perciò in tregua istituzionale, incassandola quasi un'unanimità dal consenso dei gruppi, tanto che nella relazione scritta fu possibile leggere qualcosa in più rispetto alla stessa configurazione data ai regolamenti in Costituzione. Che cosa c'era scritto nella relazione? Il regolamento, cito, il regolamento, espressione di indirizzo costituzionale, non può essere un regolamento di maggioranza, nel significato giuridico-politico che questo termine assume rispetto ad una formula di governo. La stessa speciale maggioranza richiesta dall'articolo 64 della Costituzione deve essere intesa in questo significato di politica costituzionale. Esso rappresenta il minimum necessario per la statuizione regolamentare, ma non sarebbe certo sufficiente se la norma regolamentare fosse contestata nella sua legittimità dalla restante parte della Camera. Queste le parole della relazione, e quella parola sufficiente era tra virgolette. Ora, in aula questo passaggio provocò a destra una puntuta polemica di cui fu protagonista Roberto Lucifredi, grande professore di diritto amministrativo, che difese il principio maggioritario in quanto tale, detto dalla Costituzione, e provocò anche la nuova sinistra, che si era costituita con il gruppo del manifesto alla sinistra del PC, una vibrante storia di Massimo Caprara, che era stato il capo della segreteria di Togliatti e che era stato espulso dal Partito Comunista e dalla stessa giunta del regolamento di cui faceva parte, contro quella che chiamò, ecco, il regime di una oligarchia di gruppo che sospendeva la dialettica parlamentare e che avrebbe fatto del Parlamento non lo specchio, ma un filtro rispetto allo scontro sociale in atto nel Paese. L'uno e l'altro intervento confermarono dunque che il punto critico di caduta di quella codificazione era il rapporto tra processi sociali e forme di Stato di governo, per usare le parole che Pietro Ingrao, prossimo presidente della Camera, userà per sigillare quella frattura nel partito. A Cagliari, i relatori Bozzi e Rognoni difesero quella lettura dell'articolo 64. Bozzi parlerò addirittura di ritorno allo statuto, cioè allo spirito inclusivo della Costituzione repubblicana, e Rognoni dirà, ecco, si è cercato il consenso dei più proprio perché se c'è un fatto parlamentare che non deve dare l'impressione di essere strappato da una forza all'altra e da alcune forze alle altre, è proprio il fatto regolamentare. Queste le parole di Virginio Rognoni. Questa dunque era la cultura politica del tempo, che segnava e segnalava un preciso passaggio divisuale del Parlamento, dal Parlamento come luogo geometrico delle libertà politiche, come era stato inteso e tuttora era inteso, al Parlamento come luogo geometrico del pluralismo istituzionale e sociale. Fu questa infatti la risposta d'apertura e di inclusione sociale di quei lavori che si svolsero in anni cruciali e che cercarono, appunto, dirà con bella espressione Cesare Pinelli, di cogliere l'afflusso che riceveva da un generale suo movimento. Perciò tu l'hai ricordato, la pigra e ricorrente etichetta di regolamenti consociativi preparatori al compromesso storico che avverrà dopo 5 anni e dopo 2 legislature, è una prognosi postuma, tanto suggestiva quanto priva, insomma, di fondamento. Poi c'era la cultura
più propriamente istituzionale, che metteva in luce le specifiche disfunzioni parlamentari, ma soprattutto il punto dirimente era così definito: la generale obsolescenza dei regolamenti parlamentari rispetto alla Costituzione. Queste parole apparvero sulla rivista Tempi Moderni, che era non era una rivista qualunque, diretta da Fabrizio Lofri. Vi erano, per lo stesso numero in cui parlano queste parole, vi erano scritti di Giorgio Galli, di Michel Crozier, di Altiero Spinelli, insomma, e continuavano quelle parole. E una serie di feticci tramandati da lontane epoche di parlamentarismo, da situazioni storiche e istituzionali completamente diverse, ha impedito al Parlamento repubblicano di avere il ruolo, le aperture, i collegamenti che pure la Costituzione indicava dovesse avere. Ed erano le stesse parole, gli stessi concetti che Sandro Pertini, il primo socialista eletto al Presidente della Camera, enunciava in una sua lettera sei giorni dopo la sua elezione ai membri della Giunta del Regolamento. Che cosa diceva quella lettera? Cito: tutti i settori della nostra Assemblea e vaste zone qualificate d'opinione pubblica chiedono che sia verificata la corrispondenza delle norme di organizzazione dei nostri lavori a quello che deve essere, secondo lo spirito della Costituzione, il ruolo del Parlamento nella complessiva vita dello Stato. Queste le parole di Pertini alla Giunta del Regolamento. E anche il Senato aveva eletto un nuovo presidente che si chiamava Amintore Fanfani, che fulmineamente colse il messaggio di Montecitorio, e sì, che le giunte, tu l'hai ricordato, le due giunte felicemente si misero un lavoro parallelo, anche se non omogeneo. Credo che Malaschini dirà molto al riguardo. E si misero al lavoro e fecero le imprese in 30 mesi. Ecco, in 30 mesi. E le testimonianze dicono che quelli che adesso a distinzione politici-tecnici, i politici lavorarono come più e meglio dei tecnici. E nella giunta della Camera vi erano nomi ormai nella nostra storia, perfino nei film e nelle fiction televisive, insomma, nella giunta del regolamento c'era Giulio Andreotti, c'era Leonide Iotti, c'era Alfredo Covelli, e Ugo La Malfa, e i relatori, appunto, Rognoni, Pozzi, Luzzatto. E al Senato vi erano Umberto Terracini, Cesare Merzagora, Giovanni Gronchi, l'ex presidente della Repubblica. Allora si chiamavano ex presidente, non c'era il nome buffo di emerito, era ex presidente della Repubblica, che addirittura si assunse l'incarico di relatore, Giovanni Gronchi. Ecco, però, ecco, detto questo, 50 anni dopo, gli atti e la memoria diretta possono testimoniare che la decisiva giunta spinta propulsiva fu di Sandro Pertini, che dalla Camera si propagò anche al Senato, ma l'altro non certo su esperienza giuridico-procedurale, ma sul suo intuito politico, quello che lo portò anche a una certa alleanza con un gruppo dei giovani funzionari della Camera, un poco in polemica con l'establishment che pensava un regolamento ancora non dettagliato, fatto soprattutto di prassi e di precedenti, e che infatti, curiosamente, nel convegno di Cagliari, che si svolge appunto nell'intervallo della Vacatio Legis, non lesinarono le loro, come dire, onestà intellettuale, critiche a quel regolamento che aveva avuto l'approvazione unanime dell'Assemblea appena un mese prima. Ecco, ora i colleghi parleranno degli sviluppi dei singoli istituti, a partire da Nicola Lupo, che per molte prime. Ecco, a conclusione,
Voglio però ricordare brevemente cinque punti che furono trasversali a quel lavoro delle origini e quasi lettere il canone del nuovo parlamentarismo. Il primo punto fu, come ho ripetuto, il principio di apertura, di inclusione, con le udienze legislative, le indagini conoscitive, le audizioni in Parlamento, vi fu come il definitivo rifiuto, ecco, simbolico, da parte delle Camere dell'articolo 59 dello Statuto Albertino, che ancora di fatto prevaleva nei lavori parlamentari. Che cosa diceva lo Statuto? Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione né sentire altri fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del governo. Il secondo punto fu il principio della programmazione, allora di moda, perché fu trasportato quindi dentro le Camere i tentativi che si facevano allora in Italia e all'estero della programmazione economica generale, e significava introdurre nei lavori legislativi una sequenza temporale e contenutistica in armonia con una concatenata serie di provvedimenti tarata su obiettivi precisi. Della programmazione economica non si fece più nulla, naturalmente, per quello che è rimasto nel DEF, nella stessa decisione di bilancio. Però l'idea e la pratica del cronoprogramma per parlamentare, che oggi rivela tutto il suo significato giuridico, oggi che un ben più vincolante programma di ricostruzione economica è codeciso con l'Unione Europea. E il terzo punto fu il criterio di contemperare l'organizzazione di un Parlamento per gruppi e regolato dai gruppi, la gruppocrazia, con due principi a tutela delle minoranze. Quali erano questi due principi? Il primo fu quello dell'allargamento dei poteri arbitrali dei presidenti di assemblea, esponenti della Costituzione, come già li chiamò Livio Palladin, e soprattutto con l'affermazione dell'inappellabilità delle loro decisioni, la costruzione di una vera giurisprudenza parlamentare. E poi il principio di contemperamento della gruppocrazia fu la tutela del singolo parlamentare dissenziente, la minoranza individuo. Ecco, con questa splendida espressione ne parlò Giovanni Gronchi, la minoranza individuo. Il quarto punto fu il ricorso al diritto parlamentare sperimentale, come dirà Renato Ibrido. Il relatore Bozzi indicò testualmente l'accentuata nota di provvisorietà che si era potuta dare a certe procedure, magari con la tacita apposizione di clausole condizionali che, una volta eliminate, avrebbero permesso la piena espansione dell'inquadramento di base. Naturalmente viene da chiedersi, istituto per istituto, quanto le successive revisioni che tu cui hai fatto cenno abbiano alterato la sinopia di fondo o l'abbiano liberato da sovrastrutture. La querella più famosa al riguardo fu, sappiamo tutti, fu quella delle restrizioni apposte alla Camera sulla questione di fiducia, come era nella tradizione, che Nil Deiotti in giunta giunse a porre come condizione ultimativa dell'approvazione dell'intero regolamento da parte del gruppo del PC, quelle stesse restrizioni che Nil Deiotti, diventata presidente della Camera dopo pochi anni, doveva eliminare con il lodo Iotti, che tutti conosciamo, quindi con una sostanziale convergenza con la disciplina tradizionale del Senato, che nel 71 si era ben guardato dall'abbandonare, come Malaschini e Cavino ricorderanno. Il quinto ed ultimo punto
fu quello della visione di un Parlamento oltre lo Stato nazionale. Gli articoli 126 della Camera e 142 del Senato furono scritti sul consiglio di Giulio Andreotti, proprio, con l'assistenza dell'ambasciatore Guazzaroni, che era direttore degli affari comunitari al Ministero alla Farnesina. Erano quelli di collegamento con il Parlamento europeo, che non era ancora ad elezione diretta, e con l'inclusione di componenti della delegazione italiana a Strasburgo. Nella relazione della Camera veniva testualmente presentato come il deciso inserimento del Parlamento nel procedimento che sbocca nelle decisioni comunitarie più importanti. Ecco, nel discorso sulle origini che Vincenzo mi ha affidato, e forse quest'ultimo punto, quello che oggi ci appare come la più feconda delle innovazioni di 50 anni fa. Nella connessione con un'assemblea parlamentare sovranazionale, le Camere si aprivano ad una società civile che non era più solo quella di casa. Grazie.